Nuovo mese, nuovo immancabile appuntamento con i giochi gratuiti in arrivo su PS4 e Xbox One attraverso i rispettivi servizi di abbonamento in questo marzo che si prospetta un mese piuttosto buono. Non ci sono titoli che faranno forse strappare i capelli a nessuno, ma nel complesso è andata piuttosto bene. O meglio, poteva andare molto peggio, per cui nel complesso riteniamoci soddisfatti. Io partirei subito, così chiacchieriamo di quel che è arrivato e di quel che arriverà, con l'offerta Microsoft che dal 1 al 31 marzo debutta con Batman The Enemy Within, ovvero la seconda stagione della serie Telltale dedicata al mondo dell'uomo pipistrello. Una stagione piuttosto buona, composta come sempre da diversi episodi che saranno disponibili nel loro insieme in questa full season, per cui lo potrete giocare tutto insieme senza alcun tipo di ritardo o di problema. Tenete presente che parliamo appunto di un'avventura grafica moderna e che come tale vi metterà di fronte a diverse scelte importanti che dovrete fare, tenendo ben presente che potrebbero esserci conseguenze non sempre prevedibili o gradite. Insomma, il classico gioco Telltale, per intenderci. Dal 16 marzo al 15 aprile sarà poi la volta di Shantae Half Genie Hero, ovvero un platform bidimensionale a scorrimento laterale. Non il capolavoro indimenticabile che farà urlare le genti di ogni dove, ma un titolo sicuramente gradevole per gli appassionati del genere. Partiamo dal presupposto che si tratta di un prodotto fortemente di nicchia che si rivolge a un pubblico ben preciso, ma se siete tra quel pubblico potreste sicuramente apprezzare. Dal 1 al 15 marzo, ma per quanto riguarda i retrocompatibili, giocabili ovviamente anche su Xbox One, sarà la volta di Castlevania Lords of Shadows 2, titolo fortemente sottovalutato che segue le vicende già narrate nel primo Castlevania, ma che onestamente io personalmente ho apprezzato all'epoca più di quanto avessi immaginato. È un titolo che non ha il... come possiamo dire, la cura, la classe, l'indimenticabile realizzazione che secondo me il primo aveva, ma comunque, nonostante una vena un pochino più action, un pochino più commerciale, riuscirà a soddisfare gli amanti del genere che, complice appunto il recente successo della serie Netflix, potrebbero essere spinti in più di un'occasione a volerlo recuperare. Dal 16 al 31 marzo chiude poi l'offerta di questo mese su Xbox Sonic Generations, titolo fortemente sottovalutato ai tempi, che forse rappresenta uno dei migliori titoli dedicati a Sonic fra quelli proposti negli ultimi anni, perché riesce a unire un po' la tradizione con l'innovazione in un'esperienza molto ben bilanciata dal mio punto di vista, che soddisferà tanto i vecchi appassionati della saga quanto eventuali neofiti in cerca di un tuffo nel passato. Per cui dategli un occhio, fermo restando che, come vi dico sempre, provateli tutti se avete l'abbonamento attivo, perché magari anche il titolo che più avete sottovalutato potrebbe stupirvi. Per quanto riguarda l'offerta Sony, dal 3 marzo, ora più ora meno come sempre, tenete presente che arriveranno nel primo pomeriggio, ecco, è andata bene. Su PS4 devo dire che è andata bene, perché si comincia con il remake di Shadow of the Colossus, grande classico per PS2, riproposto su PS4 in forma veramente indimenticabile. È una di quelle versioni riproposte che non potete lasciarvi sfuggire, perché non ha veramente difetti. Se non che finisce, è uno di quei classici prodotti che sono irrinunciabili, un'esperienza indimenticabile tanto nella sua versione originale quanto in questa riedizione, non perdetevelo. Ecco, qui siamo di fronte a uno di quei giochi che da solo varrebbe il prezzo del Plus per una mesata, per cui pensateci, perché ne varrà assolutamente la pena. Vorrei dire la stessa cosa per Sonic Forces, ma non posso, nel senso che, allora, Sonic Forces è un titolo sicuramente coraggioso rispetto ai tanti altri titoli del marchio Sonic che sono usciti in questi anni, però non è che sia proprio, diciamo che è migliore nelle intenzioni che nella pratica. Titolo che racconta una storia particolare del mondo di Sonic, ma con dei punti deboli abbastanza evidenti. Non è un capolavoro, ma se amate il mondo di Sonic e tutto quello che rappresenta quell'universo, potrete sicuramente apprezzare anche questo titolo. Non un capolavoro, ripeto, ma assolutamente meritevole quantomeno di un'occhiata. E questo è quanto, ragazzi. Insomma, un mese, come vi dicevo, non composto da grandi titoloni che ci faranno piangere dalla gioia, ma specialmente per quanto riguarda Shadow of the Colossus potrebbe rappresentare il classico mese per recuperare titoli di
non i classici AAA, non i titoli che devo correre, però fateci un pensierino, perché appunto è un mese interessante in cui credo che entrambi i servizi abbiano offerto una buona varietà e una buona selezione. Per cui, come sempre, vi lascio il sondaggio in alto a destra, fatemi sapere quale tra le due offerte avete preferito, quali titoli intendete provare con più curiosità, con più frenesia, e quali invece non ve ne posso sbatte minimamente. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima.